Io ho riportato una frase che mi ha fatto molto riflettere. Io ho riportato due frasi, che sono due frasi di due personaggi sportivi. Mio padre mi ha dato il più grande regalo che si possa mai dare a una persona: ha creduto in me. Perché di base, alcuni giovani, quello che sentono di non avere all'inizio quando si approcciano all'azienda di famiglia, è il fatto che comunque ci possano essere delle incertezze o ci possa essere poca fiducia da parte dei propri genitori, da parte di chi ha creato l'azienda, zii, fratelli, perché comunque c'è sempre questo sguardo che è uno sguardo di criticità nei confronti di una persona che non ha esperienza, perché è la nuova generazione che entra in azienda a seconda dell'età, però generalmente, essendo più giovane della generazione esistente, soffre questo tipo di paragone, soffre questo tipo di confronto. E quindi molto spesso gli viene risposto: ma tu non capisci, ma tu non conosci, non hai esperienza, non puoi sapere, non puoi capire. Quindi questo è un impatto a livello psicoemotivo che per le nuove generazioni rappresenta proprio un muro ostativo d'ingresso. Questo ci parla di un pensiero positivo. Il secondo, un pilota stato, automobilistico, che dice: papà mi ha insegnato tutto quello che so, sfortunatamente non mi ha insegnato tutto quello che sa. Perché la difficoltà spesso dei capostipiti, di chi ha fondato l'azienda, di chi passa l'azienda, la difficoltà è proprio la comunicazione e la capacità di insegnare anche alle generazioni successive. Questo aspetto soprattutto perché in qualche modo mina le nostre sicurezze personali, quindi anche chi ha creato un'azienda è un po' come se fosse una propria creatura, quindi fa fatica a doverla passare successivamente alle generazioni seguenti, anche se loro hanno molto piacere che ci sia la continuità, ma poi c'è come un conflitto interiore. Siccome parliamo di padre e figlio, quindi partiamo dal concetto di famiglia, vi ho riportato il glossario di Istat in cui viene definita la famiglia e il nucleo familiare. Vi lascio alla lettura, che poi eventualmente se volete le slide ve le mandiamo, ma quello a cui vi voglio sottolineare è l'ultima frase. Una famiglia può coincidere con un nucleo, può essere formata da un nucleo più altri membri o da più nuclei. Il concetto di famiglia, oggi nel nostro secolo, nella nostra economia, nel nostro contesto economico, è un concetto più allargato rispetto a quello che era il diritto di famiglia che è nato nel 1942 e che è la normativa sul quale si fondano molti strumenti di cui ci parleranno i commercialisti nella seconda parte. E quindi questo è fondamentale perché la complessità non nasce solo dalla difficoltà dei rapporti tra generazioni diverse, ma anche tra famiglie diverse, perché oggi abbiamo nuclei allargati, abbiamo famiglie di prime nozze, seconde nozze, convivenze, unioni civili, figli adottivi, cioè, c'è veramente una complessità che è importante percepire ed essere sensibili nei confronti di queste generazioni. Oppure, nel caso negativo, quindi nel caso in cui non vogliamo che l'azienda possa essere seguita o possa essere, diciamo, tramandata a qualcuno che non ci piace, dobbiamo pensare come fare. Quindi tutte quelle che possono essere quelle azioni o quelle pianificazioni che noi vogliamo per il futuro di ciò che abbiamo creato. Quindi, in primis, anche questo ce ne parleranno i colleghi commercialisti, la percezione del rischio. Quindi cosa significa innanzitutto? Le nuove generazioni spesso sono occupate a dare l'impronta dell'innovazione, dare il vento di giovinezza all'interno dell'azienda. In realtà però quello che preoccupa chi ha creato l'azienda come generazione precedente sono le responsabilità. Quindi ci deve essere innanzitutto una conoscenza reciproca di cosa significa avere la responsabilità e avere il rischio aziendale per comprendere i giovani con l'entusiasmo e chi li precede, non mi piace, parliamo di imprenditori maturi che hanno bisogno di comunicare questa percezione del rischio alle nuove generazioni. E quindi qua sicuramente all'interno del passaggio generazionale c'è il tema delle responsabilità personali, patrimoniali, conflitti emotivi. Tutto questo affronteremo poi nella nostra seconda parte di evento. Il rischio di solito è una cosa a cui non vogliamo pensare. Perché è difficile affrontare il passaggio generazionale con gli imprenditori? Perché
Perché necessariamente se io comincio a parlare di passaggio, se io vi dico la parola passaggio generazionale, a voi cosa viene in mente? È molto qualcuno. Chiaramente noi associamo il concetto di passaggio generazionale a un concetto negativo della morte. Associamo il passaggio generazionale a qualcosa che non ci riguarda più. Quindi noi abbiamo pure, un imprenditore mi dice, pure devo preoccuparmi di fare qualcosa di quando non ci sono più. Cioè, molto spesso la reazione è questa, mentre invece il passaggio generazionale è più un concetto positivo, perché è quel processo che permette di rinviare al futuro un progetto imprenditoriale. Rinviarlo al futuro significa dare continuità. Certo, potrà essere che io un domani non ci sarò più, ma può anche essere oggi che ci sono ancora e che magari posso innanzitutto crescere insieme a mio figlio, crescere insieme alla seconda o terza generazione di imprenditori. E seconda cosa, magari prendere decisioni aziendali ancora insieme, come più generazioni all'interno dell'azienda. Infatti molto spesso, quando non si vuole affrontare questo concetto di rischio, si rimanda, c'è la malattia della rimandite. Ci penserò quando sarà il momento. E quando è il momento? Non è mai il momento giusto, perché uno pensare alla propria azienda senza se stessi è difficile, è complicato, ha a che fare con qualcosa di personale. Quindi ci vuole assolutamente consapevolezza, sia da parte delle generazioni esistenti in azienda, sia da parte delle generazioni future. È una fase, la consapevolezza, che avvicina le generazioni in maniera tale da condividere un progetto e una direzione comune. La continuità aziendale non riguarda solo i trasferimenti di quote di carica, ma proprio la conoscenza, la continuità nell'ambito del personale, il rapporto che ci sono con le istituzioni e con tutti quelli che sono definiti tecnicamente gli stakeholder, e ha a che fare proprio con la continuità del valore patrimoniale azienda. Io passo la parola a Silvia e Angelo in maniera tale che poi riprendo. Buonasera a tutti. La presentazione di Angelo.